Salve popolo di Fortnite e benvenuti in questo video, io sono Marsec e oggi signori siamo tornati qui con un nuovo episodio dei miti di Fortnite, precisamente l'episodio numero 23. Da poco è stato introdotto il jetpack, quindi oggi andremo a sfatare alcuni miti riguardanti i jetpack, miti che vi ho chiesto nell'episodio precedente. Fatemi sapere se vi diverte usare questo nuovo jetpack e come vi trovate, mi raccomando. E inoltre iscrivetevi al canale di Fortnite Italia prima di iniziare con il video, quindi cliccate col pulsantino rosso e attivate la campanellina per futuri contenuti. Andiamo immediatamente a sfatare 5 nuovi miti. Come primo mito abbiamo Michela Pastore che ci scrive: ma se volo con il jetpack di Stark su un paracadute andrò più veloce e in alto? Credo intenda come con i guanti di Iron Man. Andiamo subitissimo a provare. Falso, questo piccolo trick non funziona con il nuovo jetpack introdotto con un aggiornamento recente. Quindi se noi provassimo a volare con il jetpack sopra a un paracadute, ovvero una crash pad, non voleremo più lontano e più in alto, come può succedere appunto con i guanti, mito che avevamo sfatato in qualche episodio passato. Quindi purtroppo con il jetpack non è possibile. Per fare questo piccolo trick serviranno i guanti di Iron Man. Michela, io ti ringrazio per la tua partecipazione, grazie mille. Passiamo al mito numero 2 con Keiron che ci scrive: se salti su un paracadute e usi il jetpack, l'effetto del paracadute si toglierà? Andiamo immediatamente a scoprirlo. Vero, utilizzando un paracadute, quindi una volta che l'abbiamo buttato per terra e successivamente andremo a volarci sopra con il nuovo jetpack, dobbiamo fare attenzione perché prenderemo danno da caduta, quindi sì, l'effetto del paracadute si eliminerà nel momento che noi andremo ad attivare il jetpack per volare con il jetpack. Quindi fate molta attenzione perché potrete farvi molto male, ricordatevelo, mi raccomando, non utilizzate il jetpack una volta che avrete utilizzato una bouncer oppure una crash pad, ovvero paracadute. Ottimo mito e ottima osservazione, Keiron, io ti ringrazio per la tua partecipazione, hai scritto un mito molto interessante dove dovremo fare molta attenzione. Passiamo al mito numero 3 di questo episodio. Con noi abbiamo Alex Cond che ci scrive: si può pescare con la canna da pesca nella ciotola della zona di Huntman, ovvero il formicaio? Andiamo immediatamente a provare, vediamo un po' se è vero oppure falso. Vero, utilizzando una canna da pesca dentro la ciotola che è presente nel formicaio vicino a siepi d'agrifoglio, possiamo farci una bella pescatina. Ovviamente non possiamo estrarre un loot grandioso poiché non è un punto di pesca con dei pesci dove possiamo estrarre armi fantastiche o pesci fantastici, però sì, possiamo pescare qualche munizione, un po' di materiale, però il mito è confermato al 100%, è possibile pescare all'interno di quella ciotola. Alessandro, io ti ringrazio per la tua partecipazione, grazie mille. Passiamo al quarto mito dell'episodio numero 23 con PandiZenzer07 che ci scrive: ma se usi il doppio salto degli artigli di Wolverine all'ultimo momento sul laghetto della grotta, riuscirai ad entrare dentro la grotta stessa? Andiamo immediatamente a provare. Possibile, il mito è vero e anche falso, perché possiamo andare in profondità nell'acqua dove è presente la grotta grazie ai guanti di Wolverine e questo piccolo trick descritto da PandiZenzer07, però non possiamo accedere alla grotta, quindi non possiamo entrare all'interno per riesplorare la grotta, ormai inaccessibile da diverso tempo, però il mito in parte è possibile. Grazie mille PandiZenzer07 per la tua partecipazione. Passiamo all'ultimo mito della giornata con IamSas che ci scrive: sapevi che se usi un emote attraversamento e vai su una zipline, mentre sei sulla zipline usi il nuovo jetpack, puoi volare facendo l'emote? Andiamo immediatamente a provare il tuo mito.
vero! Facendone moto attraversamento sulla zipline e poi successivamente volando con il jetpack possiamo ballare in volo. È una cosa fantastica, il mito è confermato, possiamo farci una bella danzata tra i cieli utilizzando il jetpack. Ovviamente non possiamo stare tantissimo in volo poiché il jetpack si dovrà ricaricare. Il mito è confermato e I am Sasso ti ringrazio per la tua partecipazione, grazie mille. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo episodio. Io come sempre vi ricordo di lasciare un bellissimo mi piace se anche l'episodio di oggi vi ha intrattenuto o vi è piaciuto. Condividete il video con tutti i vostri amici così che anche loro possono partecipare insieme a voi utilizzando l'hashtag MitiFortnite e scrivete un mito originale tutto vostro in tema Marvel oppure normale. Ovviamente chi andrà a scrivere un mito originale e non copiato da altri commenti avrà possibilità di essere scelto. Quindi mi raccomando, tirate fuori la vostra fantasia. Iscrivetevi al canale di Fortnite Italia cliccando quel pulsantino rosso e cliccando sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su nuovi episodi dei miti, nuovi contenuti in generale, eccetera. Noi ci vediamo al prossimo video, vi auguro un buon inizio di settimana, ciao a tutti!